Siamo da Virgilio alla musica suadente dello strumento per antonomasia insieme alla lira, ossia il flauto. Ci occupiamo di un progetto che è in corso dal 10 al 18 agosto sulla via Francigena, via per antonomasia dei pellegrinaggi, che si chiama Flauti Erranti. E dovremo avere in linea per parlarne Elisabetta Torselli. Pronto? Sì, eccomi qua. Buonasera. Buonasera Elisabetta, musicologa e anche organizzatrice di eventi musicali. Questa sera siamo alla Basilica Romana di San Flaviano di Montefiascone, provincia di Viterbo, e ci sono una quantità incredibile di flauti che si esibiscono. Sono flautisti esperti, flautisti giovani, maestri, allievi, e poi ci sono anche i musicisti del luogo con i loro strumenti. Quindi, come dire, largo ai flauti. Sì, certamente. Ora nel concerto di stasera vorrei fare i nomi dei flautisti che suonano stasera, che sono Maria Carla Cantamessa, Lorenzo Del Grande, Roberto Aronne, Gloria Lucchesi, che è la flautista docente che propriamente ha inventato questo progetto, Isabella Lozzi, Virginia Fantoni, Tommaso Della Croce, Rebecca Asso, ma vogliamo ricordare anche i giovani flautisti che si sono avvicendati a questi negli eventi precedenti, cioè Francesco Gatti, Michelangelo Lazzareschi e Irene Braschi. Il progetto appunto questa sera fa tappa, non a caso, a San Flaviano di Montefiascone, ospite dei concerti nel chiostro, una rassegna nell'ambito della Fiera del Vino di Montefiascone. E non è un caso perché devi sapere che Renato Trapè, l'assessore alla cultura di Montefiascone, è uno dei vicepresidenti dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Inoltre Montefiascone è la sede, la tappa francigena che si trova esattamente a 100 chilometri da Roma e quindi qui ci rilasceranno tanto di pergamena e timbro che volendo potrebbe essere utile per conseguire l'indulgenza plenaria. Beh, Però queste ovviamente sono, non come dire, sono mete abbastanza complesse da raggiungere. Più che altro in questo viaggio di flauti voi avete anche degli scopi pratici, perché dovete raccogliere dei danari e volete anche dare un messaggio al ministro Franceschini, se ho ben compreso. sì, l'idea sarebbe proprio quella. Intanto raccogliamo fondi a beneficio dell'associazione fondata da una donna africana straordinaria che ha partecipato con noi, ha presentato il nostro primo concerto del 10 agosto all'Abbazia di Spineto. Sto parlando di Viviane Mbasaza, una donna appunto del Congo ex Zaire, ex Congo belga, che vive in carrozzina e sta raccogliendo fondi e tutto quello che si può fare di mobilitazione, di rapporti per aiutare appunto i ragazzi diversamente abili della sua terra che appunto proprio in questo periodo in particolare stanno avendo delle problematiche che potete facilmente capire, e questi fondi è nostra intenzione consegnarli a Papa Francesco quando arriveremo a Roma. Mentre ovviamente, siccome appunto questo progetto nasce da una rete, come dicevi giustamente te, di insegnanti e di allievi che stanno facendo questa esperienza del cammino insieme, ovviamente si punta molto a cercare di dare un messaggio positivo sui bei risultati che vengono fuori nella didattica italiana. Ad esempio, questi flautisti grandi, esperti, concertisti, come Gloria Lucchesi, appunto, vengono dall'esperienza, insegnano nelle scuole medie di indirizzo musicale, insegnano flauto. E quindi, diciamo, è un messaggio positivo che si vuole dare per sollecitare attenzione al sistema dell'istruzione musicale in Italia, per valorizzarlo, per far vedere i buoni risultati che dà. E Benissimo. naturalmente anche condividere professori e studenti questa esperienza assolutamente straordinaria, Luca, del pellegrinaggio, che è Quindi, le qualcosa tappe che. del pellegrinaggio che sono effettivamente quelle della Via Francigena, che sono, siete partiti da Radicofani l'11 di agosto, Siamo passando poi partiti da. da Radicofani l'11 di agosto e poi abbiamo raggiunto un'altra sede straordinaria che è il castello di Proceno. E ti devo dire che fare la Francigena significa vedere un'Italia che potrebbe sembrare un'Italia minore rispetto alle grandi mete del turismo di massa, ma è un'Italia straordinaria, sospesa fra le vie consolari romane di pianura e invece i sentieri a mezza costa prediletti dai pellegrini medievali.
piena di valori, piena di persone straordinarie. Vorrei ricordare qui in questo contesto l'ospitalità squisita che ci è stata offerta da Franco Tagliapietra e Marilisa Cuccia nell'abbazia di Spineto e poi successivamente al castello di Procena da Giovanni Bisoni e Cecilia Cecchini, proprietari di questo castello, dove tra l'altro si trova un bellissimo ponte levatoio ancora funzionante. Beh, che per un pellegrinaggio mi sembra il ponte levatoio sia obbligatorio. Quindi diciamo che in pratica la musica suonata dai flauti procaccia anche ospitalità ai partecipanti al pellegrinaggio. E una cosa importante, il repertorio, leggo nel comunicato stampa, è quello anche di musica da pellegrinaggi e eseguono i flautisti dei brani dal Libre Vermeil, o Vermel perché pronunciato in vari modi, catalano, che era una musica che era appunto fatta per accompagnare i pellegrini. Esatto, si tratta in particolare i brani che sono stati eseguiti sia all'Abbazia di Spineto e quelli che verranno fatti questa sera. Ci sono alcuni brani come Stella Splendens, come Polonium Regina, come Splendens Exigera, che sono appunto tratti, sono ovviamente in trascrizione per ensemble di flauti, sono tratti appunto da questa splendida raccolta che è il Libre Vermeil, che proprio si riferisce al pellegrinaggio, perché Montserrat, il monastero dove è stata trovata questa raccolta di canti, era sulla strada, sulla grande strada di Santiago, quindi una delle tre grandi rotte del pellegrinaggio di cui, come sai, parla già Dante nella Vita Nuova quando dice che i pellegrini vanno a Roma e allora si chiamano Romei, vanno a Gerusalemme e allora si chiamano Palmieri, e propriamente i pellegrini sono quelli che vanno a Santiago di Compostela alla tomba dell'Apostolo Giacomo. E quindi diciamo ci sono anche questi riferimenti e tutto questo ci sta affascinando quanto mai. E poi sono concerti con, diciamo così, con una scaletta, con un'impaginazione un po' particolare, perché devi sapere che viaggiamo con un'archeologa al seguito, Elisabetta Giannoni, per visualizzare, per vedere, visitare e saper decifrare tracce etrusche sul cammino francigeno, e con lo storico Pierfrancesco Asso, che invece ha modo di approfondire nel corso dei nostri concerti attraverso i suoi interventi il tema dell'economia del pellegrinaggio. E questa è una cosa che è importante perché ovviamente il pellegrinaggio era anche un'economia. Beh, anche piuttosto brillante. E quindi, andando verso la conclusione della nostra conversazione, le prossime tappe, secondo programma, saranno Viterbo, Vetralla, Sutri, Campagnana, La Storta, per arrivare poi trionfalmente a Roma, la meta di ogni pellegrinaggio, insomma, di quelli dei Romei di cui parlavi precedentemente, cantati da Dante Alighieri. E quindi è un'opportunità, naturalmente, di fare un'esperienza insieme e anche di ripensare l'esperienza del pellegrinaggio. La Via Francigena negli ultimi decenni ha avuto svariate valorizzazioni in Toscana, in Lazio, in Umbria, ma in questa chiave musicale rivela senz'altro anche altri aspetti. Bene, esatto. Grazie ad Elisabetta Torzelli per l'intervento. Flauti Erranti, questa sera alle 21.30 alla Basilica Romanica di San Flaviano di Montefiascone. Mille grazie, a voi. Presto. Allora, birra, birra, guardami, occhio. Allora, se batti gli occhi vuol dire che vieni col passaggio. La birra ha detto che viene col passaggio, non ha nessuna intenzione di camminare. Birra, hai sete? Yeah.
dai donzelli. Dunque, allora, ciao signore, com'è andata? Oggi è il terzo giorno, ce la facciamo? Certo, che domande. Facci vedere il polpaccio. Polpaccio? Dove ci si ferma? Il polpaccio, non ci ha fatto vedere. Lei signorina? Dove ci si ferma? Signorina, come va? Tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto? Signorina Marta? Dov'è che ci fermiamo? Allora, siamo qui io e la Gloria, Elisabetta e la Gloria, che stiamo facendo posta messa, nel senso direttamente andiamo alla posta del Presidente della Repubblica per lasciare una copia anche a lui. Per conoscenza. Per conoscenza. E ci hanno dato l'indicazione posta messa. Elisabetta sta scrivendo la lettera al Presidente della Repubblica, ora ve la leggerà. Siamo qua al Quirinale e la faremo protocollare. Non siamo riusciti a portare a mano tutte le lettere, le invieremo da Roma, quindi al ministro Giannini, alla ministra Giannini. Al ministro Franceschini e a Papa Francesco le invieremo per posta. Roma 18/8/2014. Gentilissimo Presidente Giorgio Napolitano, siamo venuti a portarle di persona gli appelli inviati al Presidente del Consiglio Renzi, ai ministri Giannini e Franceschini e al Sommo Pontefice, perché anche lei venisse a conoscenza di questa iniziativa così importante per noi. Confidando nella sua sensibilità e nella sua profonda saggezza, ci auguriamo che lei possa condividere le nostre proposte. Un cordiale e rispettoso saluto per il flauto errante Elisabetta Giannini. Vai, consegna, fai la prassi. Dietro di noi c'è una porta, con dentro un corazziere. A vedere la porta, mi abbasso. Sotto la testa. C'è anche un corazziere. E questa è la porta della posta personale del Presidente della Repubblica. E abbiamo appena consegnato il nostro messaggio, sarà protocollato e adesso farà tutto il suo iter per il nostro Presidente Giorgio Napolitano. E adesso andiamo a impostare tutte le buste. No, impostare le lettere e spedire le buste. E poi andiamo a vedere la mostra di Frida. Ciao! Allora, ce l'abbiamo qui, ce la siamo messa. Dai, dai, vai, vai. Allora, abbiamo la nostra posta messa al Quirinale, però abbiamo cercato di parlare con lei e la nostra dormimessa non risponde. Eccoci.